L'Osteria degli Artisti è un ristorante posto nel cuore del Vomero a Napoli ed è nato dalla volontà dello chef Antonio Serra di ricreare un posto particolare per i clienti. Le materie prime e soprattutto l'originalità dei piatti lo caratterizzano. Proprio da Antonio Serra ci siamo fatti illustrare quello che è il suo concept di ristorante ed ovviamente anche la ricetta di un piatto. Antonio Serra, Osteria degli Artisti al centro del Vomero, un concept particolare, 28 posti, però sfrutti la tradizione partenopea, ovviamente rivista da te, e soprattutto materie prime di grande qualità. Sicuramente, diciamo che alla base di questo bellissimo progetto ci sono le materie prime, che vengono selezionate attraverso dei fornitori che abbiamo preferito come nostri partner dal primo momento che è stato pensato questo concept, come dicevi tu, per avere, ecco, una qualità ed una giusta attenzione a quello che è l'alimentazione del nostro cliente. Antonio, perché i clienti devono scegliere questo posto e quali sono le tue caratteristiche principali, cioè cosa ti distingue dagli altri chef? Quello che mi distingue da qualche altro collega è probabilmente la passione e l'amore con il quale facciamo ogni cosa all'interno di Osteria degli Artisti. Dalle preparazioni alla scelta della materia, dal tipo di musica che magari facciamo ascoltare al nostro cliente, vogliamo creare, ecco, un percorso specifico ed essere contraddistinti proprio per una serie di qualità differenti che possono essere comunque valutate ed apprezzate. Mentre noi parliamo stanno scorrendo le immagini, oltre che del posto, anche di una pietanza, di un piatto che tu fai, ed è un piatto del tuo menù. Quale piatto hai scelto? Allora, la matriciana di mare nasce dall'intuizione attraverso una delle materie prime che ci sono all'interno e che formano questo piatto. Parliamo di una tagliatella all'uovo su base secca, quindi una pasta de cecco, che andiamo a servire con un sugo preparato con una base di aglio di rosso di Sulmona, un olio extravergine ad oro. Ci andiamo ad arricchire con questo sugo inserendo basilico fresco in foglia e del guanciale di razza mangalica. Nel momento della cottura andiamo ad arricchire ancora il preparato con un brandy, lo facciamo sfumare. Ci aggiungiamo delle calamarelle locali ed è questa la materia prima principale, no? L'attore del piatto, che va a creare questo contrasto di sapori, gli dà dolcezza, croccantezza, sapidità, ed insieme a un pomodorino che poi cristallizza per l'inserimento del brandy andiamo a creare questo sugo che ritengo sia uno dei più bei piatti che ho potuto sia indovinare, sia creare che mangiare. Antonio, un saluto alle persone che devono venire qui, cercando di accattivarli a venirti a trovare. Siamo qua, vi aspettiamo, vogliamo presentarvi il nostro progetto, vogliamo continuare a crescere attraverso i vostri consigli e con il piacere di stare insieme, continuare a portare avanti questo bellissimo progetto di Osteria degli Artisti. Grazie.